Ciao fratelli laziali, vi auguro un buon Natale e felice anno nuovo da Michael. Dai Lazio, dai, 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 dai. Ma che sia un anno di belle cose, di sovrapposizioni, di transizioni, di disponibilità, di giocatori, ma soprattutto che sia un Natale fatto di mangiate, relax, di famiglia e di stare tutti quanti insieme come stiamo tutto l'anno insieme alla voce dei laziali. Tanti tanti auguri di buon Natale, felice 2022 da Daniele Mariccio, un abbraccio a tutti voi. Cari tutti, colgo l'occasione per augurarvi un buon Natale, una buona fine e un buon principio. Ci vediamo presto, bacione! Tanti auguri di un buon Natale, un felice anno nuovo, un periodo da trascorrere gioiosamente con le vostre famiglie, in pace, in serenità, e auguro a tutti il meglio. Un carissimo abbraccio a tutta la redazione, a tutta la chat della Voce dei Laziali, al vostro Enzo Biondi, che sempre forza Lazio, cacca, sempre. A nome della redazione della Voce dei Laziali, anche il sottoscritto si unisce per augurare a tutto il popolo biancoceleste i migliori auguri di Buon Natale e di buone feste. Che sia un anno ricco di cambiamenti, un anno ricco di novità e che ci possa permettere tutti insieme di ritornare allo stadio per portare in alto il nome della nostra amata Lazio. Un abbraccio a tutti. Ciao ragazzi, vi volevo fare gli auguri di Natale a voi, ai vostri famiglie, ai vostri cari. Passate un Natale sereno e speriamo che sia un anno migliore per tutti e soprattutto ci porti tanta serenità, perché ne abbiamo veramente bisogno. E poi che dire, sempre forza Lazio, come vedete il cielo è bianco-azzurro sopra di noi, quindi sempre forza Lazio, non mollate mai e non molleremo mai. Ciao grandi! Ciao a tutti, sono Ennio Ricanello, corrispondente internazionale per la Voce dei Laziali nell'America del Sud. Io oggi sono qui per augurarvi un buon Natale, un felice anno nuovo, che 2022 sia pieno di salute, speranze, pace, ma soprattutto di amore per tutti noi e che possiamo avere ancora bei momenti da condividere insieme sul nostro canale per tifare insieme per la nostra squadra. Sono sicuro che 2022 porterà tantissima fortuna per tutti noi. Dal Brasile un abbraccio gigantissimo di questo vostro amico. Ciao! Ciao a tutti ragazzi, sono Carlotta della Voce Laziale e sono qui per darvi il mio caloroso augurio di Buon Natale. Mi raccomando, sempre nel nome della Lazio. Un bacio a tutti, ciao ciao! Amici della Voce dei Laziali, eccoci qui arrivati agli auguri natalizi dell'ultimo dell'anno. È stata un'annata fantastica passata con voi a commentare il bene e il male di questa nostra beneamata Lazio, e speriamo che in quest'ultimo periodo si concluda nel migliore dei modi nella partita con il Venezia. Sono stato molto bene con voi durante questo anno, mi avete fatto sentire tanto calore e questa è la cosa importante da trasmettere anche ai nostri giocatori. Io vi ringrazio, vi mando un grande abbraccio, un saluto a tutta la redazione e a tutti alla chat che ci ha sempre seguito. Tanti auguri di buon Natale, di buona fine, di un splendido 2022. Un abbraccio da parte mia, Riccardo Budoni. Volevo augurare buon Natale e felice anno nuovo a tutti gli amici della Voce dei Laziali. Che il 2022 ci riservi tante gioie personali e ne riservi la nostra Lazio. Buone feste! Ciao, sono Angelo Ferrante. Da lontano volevo farmi un carissimo augurio di un buon Natale e di un felice anno nuovo a tutti voi della Voce dei Laziali. Siete un popolo fantastico, avvincente e tenace. Speriamo l'anno prossimo ci porti una Lazio ancora più forte e tantissima, tantissima lazialità di cui noi abbiamo bisogno. Ancora una volta tantissimi auguri e sempre forza Lazio, carica! Ciao ragazzi, volevo augurarvi buone feste e tanti auguri da Gesco e buon anno e tanti auguri ancora e forza Lazio sempre! Buone feste a tutti voi amici e amiche della Voce dei Laziali.
Eccoci qui finalmente a poter festeggiare insieme queste, l'arrivo di queste vacanze di Natale. Aspettiamo il nuovo anno, aspettiamo un nuovo anno che ci possa dare delle grandi soddisfazioni, sia nella vita in generale, ma soprattutto parlando di Lazio, perché siamo in un progetto in costruzione e speriamo di poter esultare ancora insieme anche il prossimo anno, farlo nel migliore dei modi con il nostro mister e soprattutto con tutti voi tifosi e voi che ci seguite tutti i giorni. Davvero un salutone e ancora tanti cari auguri per queste feste. Mi raccomando, sempre forza Lazio e continuate a seguirci, perché sono in arrivo diverse novità. Ciao a tutti da Giampiero, un breve video per salutarvi visto che si avvicinano le feste natalizie. Sono anni difficili purtroppo per poter vivere al meglio e in serenità i nostri affetti, per chi è lontano come me e ha difficoltà in questi anni a poter vivere da vicino, a salutare i propri cari, la mia famiglia. Però anche a distanza gli affetti si sentono sempre, l'affetto di un amico, di un familiare è sempre presente accanto a noi. Io spero che possiate passare delle feste serene e felici, e anche nelle difficoltà possiate trovare la giusta serenità per tutti. Ecco, quindi vi auguro un felicissimo Natale a tutti, alle vostre famiglie, un saluto a tutti i vostri cari, e sperando che un giorno prima o poi il tutto finisca e possiamo ritornare a vivere normalmente, di abbracciare i nostri cari e tutti i nostri amici, che sono gli affetti più importanti, sono gli affetti che ci tengono, ci danno forza alla nostra vita. Un saluto a tutti, buon Natale, felicissime feste a tutti e sempre forza Lazio. Ciao a tutti, amici e fratelli laziali. È il terzo anno, questo ormai, che la voce dei laziali vi tiene compagnia. Devo ringraziare tutti quanti per il grande affetto, la grande stima e la grande partecipazione a questo canale. Siete stati e siete tantissimi, sempre anche in costante crescita, quindi grazie. Sono arrivate queste feste a conclusione di un anno che comunque non facile, purtroppo, per questa situazione anche legata alla pandemia. Sono due anni che viviamo delle situazioni veramente brutte e mi auguro che presto questa situazione pandemica possa terminare e possiamo tornare tutti quanti a sorridere e a divertirci. Per quanto riguarda la nostra Lazio, ne parliamo sempre, noi siamo sempre stati e saremo sempre una testata amatoriale di tifosi che vuole bene alla Lazio, perché per noi la Lazio è il bene supremo, chi c'è come si dice, per noi quello che conta è la Lazio, quindi siamo sempre stati e saremo al suo fianco. Le nostre critiche sono sempre state delle critiche costruttive, mirate a un processo di crescita, a dare anche degli spunti a chi magari ci ascolta, per poter magari poi avere delle idee su come risolvere determinate situazioni. Non siamo presuntuosi, però insomma cerchiamo di collaborare con tutta quanta la nostra comunità. Anche voi in chat siete sempre stati tanti, siete sempre anche entrati in diretta con noi e avete sempre espresso i vostri pensieri, le vostre opinioni, sempre garbate, sempre comunque mirate al bene della nostra Lazio. Ecco, c'è un nuovo progetto, questo progetto targato Maurizio Sarri, la società in queste ore ha deciso appunto anche di prolungare ulteriormente il contratto per ulteriori due anni, quindi Maurizio Sarri sarà con noi fino a giugno del 2025. Ecco, un progetto così importante dimostra anche la crescita e il voler far sempre meglio. E quindi siamo sicuri che ne vedremo delle belle. Quindi adesso cerchiamo di concludere questo
questa prima parte di questo fine anno nel migliore dei modi, ripartire concentrati, sempre uniti, perché uniti lo sappiamo, siamo più forti. La Lazio è un ideale, il nostro ideale, la Lazio sono dei valori, la Lazio è tradizione, quindi è spirito di sacrificio. Noi laziali siamo sempre stati fatti così, centimetro dopo centimetro ci siamo sempre dovuti guadagnare tutto, con la lotta, con il combattimento, col sudore. Quindi ecco, essere laziali significa questo, non perdiamo la nostra identità, torniamo allo stadio, stiamo al canto della Lazio, questo è importante. E il messaggio che lancio a tutti quanti, sportivamente parlando, è proprio questo: uniti mettiamo paura, siamo più forti, uniti. A tutte quante le vostre famiglie, a tutti quanti voi, va del mio buon Natale, felice anno nuovo, buone feste, quindi buona fine, buon anche inizio, e vi aspettiamo sempre sul canale e vi aspettiamo allo stadio, questo è importante. Un abbraccio grande a tutti quanti voi, alla Lazio, viva i laziali, viva la voce dei laziali, il sole vince sempre, non si molla niente. Un bacio a tutti e buone feste, ciao ragazzi.